Salve a tutti, io sono Delon Gamer e bentornati su Silent Hill 2 Remake. Oggi puntatone al cardiopalma, signori, con Pyramidhead che ci insegue senza sosta e poi James gli ciula addirittura lo spadone, no, non sto scherzando. Nel frattempo Eddie sbrocca completamente di cervello e il povero James si gode una tranquilla giornata al lago, cosa potrebbe mai andare storto? Buona visione! Ok, siamo lassù. Figlioli, riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. Per me sono passati 5 giorni, dannazione, non mi ricordo praticamente nulla. Ho voluto rifare l'ultima parte in modo tale da risparmiare un pochettino di munizioni e via dicendo, perché ne avevo sprecate veramente troppe. Quindi, yay, sono stato praffo. Ok, da questo punto in poi non so cosa accada. Cappuzzona, James, porta pazienza perché devo ritornare nella mentalità panico, Silent Hill e tutto. Cose, laggiù non c'è niente. Oh, si scende di nuovo. Gioco, ne ho un po' le palle piene di questo su e giù, eh. Se mi facessi, non lo so, andare via da sto posto. Perché deve essere tutto... Ehi! Sta arrivando, vero? Lui sta arrivando. È abbastanza ovvio che lui stia arrivando. Stiamo parlando di Pyramidhead, se non si fosse capito. Ci sono tanti, tanti segnali. Cappuzzona. Ok. A questo punto in poi non si torna più indietro. No, non mi sto caccando minimamente, figlioli. Buon salvino, nessun oggetto. Ah, devo tagliare la rete. Che bucio incredibile. Gioco ha salvato, il che mi fa ancora più innervosire. Oddio, dove devo andare? Scusate. Ok, ovviamente dobbiamo andare laggiù. Ma, buongiorno. 80.000 cunicoli, questo lo prendo io, grazie, molto gentile da parte sua. Oh, questo è un punto, ho capito io, qualcosa sta per inseguirmi. Quello è un punto per far perdere le tracce. Azzarola al nemico. Ho un brutto presentimento. Azzarola Pyramidhead. Che vi dicevo? Conosco bene i miei videogiochi. Porca la miseria. Ok, sali su, sali su, sali su, sali su, sali su. Ho capito che è un po' lentino con quella spada. Beh, le scale non le sale di certo. Non ce la fai una spada del genere, che miseria. Ok, indostiamo. Mi so cagato a spruzzo, ma vaffanclub pure a Pyramidhead. Gioco, se mi dessi un po' di roba non è che mi incazzo, però. Allora, siamo da quest'altra parte. Ovvio che siamo in un'altra zona brutta e cattiva e piena zeppa anche di scarafaggi. Una fotografia, che bella cosa. Abbiamo il mondo davanti. Ok, sono contento per voi, figlioli. Auguri ai figli maschi, che cazzo ti devo dire? Ah, in verità non devo venire qua sopra, sono solo... Ah, è solo una zona extra, davvero? Sì, ma scusate, se io torno là sotto me lo ritrovo davanti? Cioè, non è proprio facilissimo schivare il signor Pyramidhead? Ok, tentativa numero 2. James? Corri, 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 corri. Devo sperare che non sia da questo lato, perché sennò sei un po' stronzo. Sento rumori molto brutti, inquietanti. Vai, 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 vai. Tutto questo per quale motivo? Beh, di spaccare il muro. Oh, c'è un signore in parte a me che non avevo notato? Vai! Vai James, vai James, vai James, tanto lui non passa attraverso. È un pochettino più grandino, a meno che non mi sfonda la parete. Ok, aspetta un secondo che non vorrei che potesse davvero sfondare la parete o passare attraverso. Quindi io, a prescindere, salgo la scala. Ehi, l'allero, la. Signori, buongiorno. Chi viene a giocare con lo zio James? Non fate complimenti. Maronne, ehi, risento, ma sto corridoio è tipo super scuro. Chi c'è laggiù? Ah, l'infermierina sexy, signora... Mi era un pochettino mancata, eh. Ho detto un pochettino. Ah, non si gasi più di tanto, bastarda. Maledetta, quando vuole svenirci. Porca miseria. No, 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 no. Buona, 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 buona. Cazzarola. Oh, ok. Meno male che dovevi cambiare un po' di munizioni, Lonino. Me ne frega niente. Sono mie le munizioni, ci faccio quel che voglio. È schifo, morto, malissimo. Comunque, se ve lo stesse domandando, lui è là sotto. Vedo la sua ombra, signore. Guardi che la vedo, non faccia il furbacchione. Ok, finché lì va tutto bene. Sento ancora rumori brutti e cattivi. Ok, questo corridoio ci dovrebbe riportare sui nostri passi. Salve! C'è qualcuno che fa rumori veramente tanto inquietanti? Ah, sei tu! Schifoso, resta giù! Resta giù! Resta, aspetta, aspetta, aspetta. Ah, che non mi ero accorto. Ah, se mi prendo un po' di schifo. Devo comunque dare un'occhiata in giro. Beh, almeno sappiamo che non può raggiungerci da questa parte. Oh, munizioni! Wow! Ok, questa zona l'abbiamo ripulita. Prima o poi spunta qualcuno da dietro un angolino. Io mica mi fido, porca di quelli per porca. Aspetta, questo pannello l'ho visto... Ah, attraverso una parete rotta? Lo dobbiamo riparare? Ah, le tenaglie per rompere la recinzione? Non puoi saltarmi dall'altra parte, vero James? No, eh? Ah, siamo ritornati virtualmente nella zona principale. Quello mi aveva fatto capire che il bastardo era in zona. Buon salvino?
Oh, cazzarola. Io posso salvare, vero? Non è che mi spunta all'improvviso. Oh, oh, non è più lì. Porca di quella iperporca, speravo che fosse ancora lì. Allora, vediamo un po' di scoprire dove si è rintanato di bello. Ok, io ritorno là fuori. Vai, 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 non ti fermare. Cazzarola! Cazzarola! Ok, corri, 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 non ti fermare. Oh! Porca miseria, ci sono pure loro? Ehi, 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 schiva, schiva, schiva! Ah, mi hanno sringuazzato una orecchia un po', mi è piaciuto. Continua a correre, continua a correre. Porca la miseria, schiva! Schiva di nuovo. Cazzarola con contorno di super cazzarole. Vabbè, una riunione. Beh, no, non era qui, non era qua. Porca miseria. Corri, James, non ti fermare. Ok, vai. Pinza, taglia cavi. Taglia tutto, taglia tutto, taglia tutto, che quelli arrivano. E mi infilo nel buchino. Oh. Oh. Oh, cazzarola, mi sono caccato a spruzzo. Allora, aspetta, curiamoci perché si sa mai, tanto sono pieno zeppo di bevande salutari. Tanto lo sappiamo. Era laggiù, era laggiù, era dietro di me. Il bastardo era dietro di me. Oh, Salvino. No, basta, credi. No, ma James, James, la bevanda? E che cazzarola, l'hai anche guardata? Dai, James, è l'uscita, buttati. Ti sei suicidato 86 volte negli ultimi episodi. Ok, se abbiamo fatto tutto correttamente, dovremmo essere in parte al Q. Non siamo in parte a cubo? Appena, no, 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 ok, comparivamo sempre qua. Ah, meno male, meno male, meno male. Non ricordo, da questa parte ci siamo stati. In teoria le zone che abbiamo completato dovrebbero essere state sbarrate. Oh, sta storia del cubo veramente mi sta facendo triggerare malissimo. Ok, controlliamo se il gioco è così magnanimo e gentile da donarci un paio di proiettili. No, eh? No, decisamente di là no. No, ho trovato una fotografia in compenso. Che bella cosa. Il tuo migliore amico. La porta? Il buio? Perché devi essere così tanto criptico e che stracocchio? Ok, forse di qua non ci sono mai stato. Vediamo un po'. Lo scopriamo tra un po'. Mappa dell'area in rovina. Perché sempre si soffitti Megalt? Certo. Certo. Anche no. Maronne, no ragazzi, mi sta venendo attacco epilettico. State buoni cortesemente. Che mi fate cacare a spruzzo. Oh, Salvena. Oh no. Oh no, 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 no. Ok, sta per arrivare un sacco di gente brutta e cattiva a farci bubu settete. Ragazzi, io metto l'avviso. È probabile che ci siano luci stroboscopiche. Quindi chi soffre di attacchi epilettici, sta sezione potrebbe essere fetecchia. Oh mio Dio. Quindi, sì, insomma, iscritto, avvisato. Mezzo attacco epilettico evitato. Oh mio Dio, ma siamo nella zona degli appartamenti. Aspetta, io questa me la ricordo. Ci sono già stato. Oh, è l'appartamento dove James è entrato nel mondo dell'incubo, se ben ricordo. Prima o poi sfondando una di queste pareti mi ritrovo Pyramid Dead che mi fa bubu 7 della serie. Ciao, vieni qua a giocare con me. Questa stanza non era chiusa, ora che ci penso. Ah, pizza. Ah, non c'era neanche bisogno. Curiosamente le altre porte sono tutte sbarrate. Ok, che strano, quindi devo rientrare. Porca miseria. No. Oh no, molto male. Ciao ragazzi, che fate? Che è una riunione? Gli spariamo preventivamente? Visto che non si muovono? Meglio che farsi abusare. Dai vomitini, aspetta. Aspetta, ultime parole famose. No. Canaglia, spottati, spottati di lì, spottati di lì, spottati di lì, perché sta arrivando. Ah, ma porca boiazza. Ero nel punto peggiore, neanche a farlo apposta. Ok, questa l'ho gestita male, sono il primo a dirlo. Signora, non fa le balle che non è il momento. James, devi curarti. James, devi curare. Che succede? Perché non mi stanno più attaccando? Questa è stata strana. Senti, vai direttamente di siringa. Tanto non è che le devo collezionare. Ok, non so perché l'ho gestita malissimo. Io sono il primo a dirlo. Ma una volta che hai finito il suono si sono placati tutti. Ok, lo accetto molto passivamente. Dammi tutte le munizioncine. Perfetto. E proseguiamo. Oh marone, non teletrasportatemi all'improvviso. Porca miseria. Guarda che roba, è come se fossimo dentro Cinecittà o Hollywood e fosse tutto finto. Organizza. Buongiorno. Salve. Mi piacciono sti suoni brutti brutti brutti, ne? Ah, cosa? Cosa? Porca trota, è successo di nuovo. Quindi vuol dire che devo solamente schivare gli attacchi? Ah, no, 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 no. Saltate di là, saltate di là. Ma adesso sono di prima. Aspetta, non l'ho capita questa. Oh, forse l'ho capita adesso. Devo farli fuori tutti. O forse è una... Perché? Ma non l'ho presa. Come ho fatto a mancarla? Non è possibile che io l'abbia mancata. Ok, questa è stata strana. Aspetta, Boni. Boni. Ok, preso di nuovo. Aspetta. E ora muoia. Quando un secondo. Grazie, molto gentile. Bastardo. Ok. Speriamo di averla risolta correttamente.
Però non ci scommetterei. Ce n'era uno nascosto anche qua dietro? Oh, almeno mi stanno ridando le munizioni, mi consolo. No, è molto più distrutta quest'area. Infatti manca parte della cucina. Ok, 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 Loni, non ti preoccupa. Tu prosegui. Oddio, ora ve la giù ancora più roba. E vabbè. Ho paura della terza ed ultima versione. Sarà qualcosa di allucinante probabilmente. Che facciamo? Entriamo. Ah! Oh no. Oh no. Non sono neanche gli scarafaggi che mi preoccupano. Oh no. Il pavimento è bucato, quindi vuol dire che ci sono quelli che ti ciucciano i piedi. Signore, lei è rimasto bloccato fuori. Ma povero piccolo stellino. Allora, io tengo fuori questi perché... Sta parte sarà brutta, figlioli, sta parte sarà brutta. E un attimo di pazienza, aspetta. E vabbè, ma 2 secondi? James, James, spostati di lì. Spostati di lì. Ah, aiuto, beh, non vedo i nemici. Forse è meglio così. Ok, basta che schivo forse i tizi. Ah, Ani. Okay, corri, 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 corri. No, è stato vittoria troppo presto. Ok, sei morto. Ah, mi hanno preso di nuovo da sotto, credo. Over 9000, vammi di là, vammi di là. Ok, penso che sia per finire, penso che sia per finire. Non so se è la speranza a parlare. Cazzarola, 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 cazzarola. Vai, 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 vai. Aio, costi allarmi, avete rotto i maroni, però. Canaglia, quanta gente c'è ancora? Ho cambiato il percorso, siamo anche lì in casino un pochettino. Beh, allora non posso sparare, credo. Non ho mai provato e non intendo provarti. Che miseria, c'è qualcun altro? Ho sentito uno f*** all'improvviso. Ah no, ah no. Schiva, 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 salta. Aio, non finiamo più però qua, eh. Ok, mi sa che li dobbiamo affrontare. Ho il dubbio che dobbiamo sparare i bastardoni. Eccoli qua che arrivano. Un po'. Ok, io ho provato a colpire, non so se abbia funzionato. Aia, diciamo che se l'è un po' legata al tentacolo lì, al qualunque cosa ci abbia, non lo so nemmeno io. Perfetto. E ce n'è anche più di uno, che schifo. Beh, oh, ha preso di suonare. Ok, quindi non c'era bisogno di sparargli. Bastava pazientare, quindi, credo, spero. Ah! Porca trota, che succede? Mica è entrato Pyre Me Dead, vero? Perché una parete è venuta giù all'improvviso? Signore? No, ok, a parte gli scarafaggi che sto cercando di ignorare perché mi stanno innervosendo giusto un sacco. La radio è tranquilla, quindi, yehey! Meglio così. Porca trota, potevo risparmiare le munizioni del fucile, e a saperlo. Col cenno di poi, siamo tutti bravi, figlioli. Ok, la porta si è aperta, recupera tutto. Ok, non credo che ci sia altro, dovrei aver palpeggiato ogni singola cosa. Ah, oh, un punto di salvataggio. Sì, alleluia. Oddio, non è finita, vero? Ok, signor Pyre Me Dead, salve. È da qualche parte? Io dico per dire, se spunta all'improvviso mi metto a piangere. Voglio essere onesto con voi. E qua? Ma io non posso passare, scusate. Che sto casino? Oh, merda. È una trappola? Buon Salvina! Mi hanno intrappolato male, scusate. Orca puzzona! Ah, ah, fatemi passare, fatemi passare, fatemi passare, fatemi passare. Ah, ah. Qua ci muoio, qua ci muoio, qua ci muoio. Oh, ok, ok. Questa non me l'aspettavo. Vabbè, ma cos'è, le manine hanno paura di Pyre Me Dead? Oh, questa è nuova, finché lui non si avvicina. Io sono a posto. Forse per entrare bastava dargli le spalle alle manine. Non sanno io. Siamo oltre, siamo oltre, siamo oltre. Cazzarola, corri. Ok, credo di averla superata. Mi si è anche spenta la torcia, riaccendi la torcia. Ok, non ci gioco più con voi. Con voi non ci gioco più. Oh, oh, oh mio Dio. 208? Perché è un numero che mi ricordo? Non era la stanza in cui c'era Mary? Sì, scusate, c'era Maria nell'ospedale. Oh, oh. Questa inquadratura non mi piace. Oh no, no. Non di nuovo. Oh no. Ma sta donna non riesce a star viva 5 secondi. Che stracocchio. Chi è che l'ha uccisa peraltro? È piena zeppa di tumefazioni. No, povero James, oh. Non riesce a stare con in parte una donna che dopo 2 secondi, bleh, morta. Beh, è abbastanza ovvio che Maria, oh maronne, non ce l'avesse raccontata giusta. Forse neanche lei se ne rendeva conto. James. Lo so che è la terza volta che una donna ti muore davanti, però fatti coraggio, ciccio. Finché non capisci come Silent Hill ti sta incasinando il cervello, io non mi fiderei di nulla e nessuno a prescindere, La vedo abbastanza difficile. Sospetterei anche degli altri visitatori attuali di Silent Hill. Che succede? James? Sì, siamo davvero nella camera del... Sì, nella stanza dell'ospedale. È uguale, uguale. Con quel materassino sporco del manga.
Bravo, bravo. Il nostro obiettivo è quello? Però mi piace come lui è focalizzato sull'obiettivo. Ah, Maria è morta. Ah no, pedo, devo andare a trovare Mary, giusto. Ok, si è ripigliato molto in fretta. Wow, ok, questa... questa è stata strana, figlioli. Porca miseria. Posso sparare? Ah no, ok, scusa, 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 dai, sai, sono un videogiocatore. E mo? Sento qualcosa nell'oscurità, mi ha inquietato tantissimo. Buon Salvino. La zona è cambiata, che succede? Il cubo è sparito? E qua è stato distrutto tutto? Oh mio Dio. Lo spadozzo di Pyramid Head con tutti i simboletti. Aspetta, quei simboletti non li abbiamo visti sul bracciale di Maria? Oh mio Dio. Guarda che non sei Cloud di Final Fantasy VII, non puoi andare in giro con gli spado... Per davvero? Tira! Vai, James! Non oso immaginare neanche quanto pesi sta cazzarola di spada. Ho la vaga impressione, quindi, che la possiamo utilizzare. James, se la fai a ruotare... arrotati! No, arrotati! Ok, perfetto. Sì! Sta funzionando? Quindi Pyramid Head è morto? Forse è questo Pyramid Head è morto. Aspetta! No, James! Più dritto! Non ce la fa andare dritto, non ce la fa. No, vi giuro, non riesco a mandarlo dritto. Mi si è arrota di troppo. Sta parte è fatta chiaramente per i controller. Perché se sei su tastiera ti va solo a zigzag. Ma che cagata assurda. Ok, senti, molala lì. Molala lì, molala lì, molala lì. Non me ne frega più niente. L'importante è che siamo dall'altro lato. Gesù, non ho neanche una mappa di questo posto, immagino, vero? Oh, in effetti sì. Ok, che strano. Siamo passati di qua prima, tecnicamente. Però con quante scale non me lo dici, se cosa mi stai innervosendo. E tutta quest'area non era fatta così. Non sono scemo io, eravamo inseguiti da Pyramid Head. Oh, oh, che bello. Tombe, sì, insomma, lapidi. Vediamo un po' i loro nomi. Qui c'è Miriam K, traditrice. Ah, ok, chi è? Miriam. Aspetta, ma era la tizia che è morta col fratello, non si chiamavano Miriam? Questo detenuto ha bevuto un'ultima bottiglia di birra prima di essere giustiziato e sepolto qui per l'eternità. Sono contento per lui, ha fatto ciò che gli piaceva. Oh wow, ci sono delle tombe un po'... Questa è chiusa? Questa è aperta, no? Non mi dite che è la tomba di James Sunderland. Era quello che temevo, è la nostra tomba. Qui invece abbiamo quella di Eddie Dombrowski. Mio Dio, beh, quindi allora Eddie è ancora vivo. E qui quella di Angela Orozco. Sì, sembrano... completamente vuote allo stato attuale. Walter Sullivan. Un po' prestino. Beh, tecnicamente Walter Sullivan è già morto in questa linea temporale. James, indovina un po'. Saltiamo in un buco. Come non l'avessimo fatta parecchie volte sta cosa. Cos'è? Per cos'è sta prova? Cioè, capisco una volta, ma cos'è la decima? La tredicesima? Non contiamo tutte le volte durante il processo, vi ricordate, con le forche dell'impiccagione? Ok? Ti prego, dimmi che siamo in una zona migliore. Non in un posto migliore, perché sarebbe... Cosa sono ste scalinate? Non siamo scesi abbastanza. Dicevo, sarebbe un pochettino triste, effettivamente. Oh, salve! Davvero, qualcuno mi dà delle indicazioni stradali? Abbiamo una mappa di questo posto. Gioco dice no. Quindi non ci resta che proseguire. Oh mio Dio, vedo il soffitto! Incredible, ma vero? No, davvero, Silent Hill 2, da suo punto di vista, diventa il re degli spazi liminali. Oh, bello! Oh no, non mi dire che è ancora quell'ascensore. Ah no, credo fosse l'ascensore. Oh madonna, Eddie, mi hai fatto cagare in mano. Chi ce l'hai stavolta, Eddie? Non ti sto seguendo, ciccio. Ma cos'è, lo stanno perseguitando? C'hai gli stalker, wow. Ciao, Eddie. Hai la maglia un po' sporca. A chi hai sparato stavolta? You fat disgusting piece of shit, you make me sick. You gonna cry, fat ass? You gonna run to your mama? Waste of skin, why don't you just kill yourself? Eddie? I neuroni, collegali per favore. Mi sa che ti è andato un po' di cheeseburger nel cervello. Oh. Maybe he was right. Maybe I am. Nothing but a fat disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty, it's all the same once you're dead. And a corpse. Whoa. Ciccio, calmino. È lo stesso cadavere che abbiamo visto nella prigione. What's that? You want to talk down to me some more? Tell me to relax. Ciccio, sono io. Like the rest of them, James. No, I don't want. Shut up. You think I'm stupid?
You think I don't see it? But you've been laughing at me all along. Cosa? Ever since we first met. But you ain't laughing now, are you? Oi, 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 calmo ciccio. Bravo, James! Bravo, James! Oh, se l'è meritato. Ah. You need help, Eddie. E anche devi darti una calmata. Don't get all holy on me, James. This town called you too. You and me, we're the same. We're not like other people, don't you know that? Se siamo qua, non siamo brave persone, ciccio. No. You're about to find out. Oh no, Eddie, no, per favore. Ah, oh, cazzarola. Beh, ora sapete perché Eddie ha sempre il respiro visibile. Il suo other world è una sorta di cella frigorifera con i cadaveri di... Sempre lo stesso tizio? Sì, sì, è sempre lo stesso tizio. Che probabilmente lo stanno perseguitando. Probabilmente era il bulletto della scuola. Andate a sapere che cazzarola sia. E... Beh, di certo gli è andata meglio lui che a me. Un po' di sonnambulismo psicologico non è che mi cambi più di tanto. Allora, lo sappiamo tutti cosa sta per accadere. Eddie. Eddie. Oddio mio. Oh no, sta zona non mi piace proprio per niente. No, tienimi fuori il fucile. E vai di boss battle contro lo zio Eddie. You know what it does to you, James? Ma siamo sul soffitto? When you're hated, picked on, spit on, just because of the way you look. Yeah, I ran away after I killed that dog. But you know what? It was fun. It tried to chew its own guts up. Finally died all curled up in a ball. Then Hugh came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. Perché la tua mira trema, James? And now it's your turn, James. Ah, perché non vuole sparare Eddie, perché tecnicamente è un essere umano. Aspetta, ti sento. Eddie! Eddie, la possiamo risolvere pacificamente, ciccio? Ah! Ok, non è molto pacifico quello che hai appena fatto, ciccio. Aspetta, aspetta. Sei ancora vivo, Eddie? Domando pure un amico. Aspetta, 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 James, curati. Aspetta. Oh, metti dietro il prosciutto. Dov'è, 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 dov'è? Di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Ok, è scappato dall'altra parte. Ecco, ancora di travederlo. Buono! Già, Eddie! Avanti! È che si è prova di proiettili? Che stai facendo? Oh no. Oh no. Che la mia mira non è precisa, se notate bene. Non vedo niente. Cazzarola, non vedo nulla. Se spengo è meglio o peggio? Non lo so. La luce lo aiuterà ad individuarmi più facilmente. Preso! Ciao caro, come va? Tutto bene? Aspetta. Ah! Bravo di prenderti prima io. Fetentone. Vorrei poter resistere un paio di proiettili. Aspetta. Eccolo, eccolo. Preso di nuovo. Eddie. Eddie. Sarola, James, curati, non mi ricordo più tanto. Ah! Ok, siringa, siringa, siringa. James, 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 siringa. Ah! James, stavo tenendo premuto la V, cazzarola, è la prima volta che moriamo nel gioco. Sei morto, ok, grazie. Ok, quindi ti aggredisci anche in corpo a corpo. Io premevo la V, ma niente da fare. Ok, siamo pieni zeppi di proiettili per la carabina, eh? Quindi tanto vale approfittarne. Vediamo un po' se riesco a ripararmi qua dietro, se lui passa davanti alla luce. Riuscirò a vederlo più facilmente. Solo che la mira di James è totalmente imprecisa perché... è impanicato, ce l'ho di lato. Aspetta. Arca miseria, bastardo. Ah. Eccolo, trovato. Ok, corri dall'altro lato. Corri, James. Schiva, 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 schiva. Perché quello ti rispara. Eccolo lì. Perfetto. Oh, panicum. Over 9000. No, James, devo ricaricarmi adesso. Aspetta. Ah, bastardo. Eddie, dove sei? Mi sembra che i prosciutti siano anche più vicini. Non so se l'ho pigliato. Cala miseria. C'ho troppo panicume nel corpo. È anche veloce a morsi fra i prosciutti. No, non dirlo così. La santa mi sembra anche più grande. Cazzarola. No, è la mia sinistra, è la mia sinistra. Ah, ah. Mi hai fatto cagare in mano, ragazzo. Ok, preso di nuovo. No, stare qua la luce. Ah, è peggio, James. James, ora premo V. Bravissimo, Kronk, ti sei curato. Incredible. Ah, aspetta. Sto ricaricando, sto ricaricando, sto ricaricando. Ho detto che sto ricaricando. È fase 2 completata. Cosa vuoi inventarti adesso? Marca la miseria. È che il fucile è più pratico, però la carabina ha più munizioni. Ehi, ehi, ehi. Che cazzo è?
Aspetta. Cala misera, ora non sento rumori. Wow, ragazzo! Dove stai? Dove stai sparando? Ah, ecco, ti intravedo finalmente. Aspetta. Non posso, riesco. Cazzarola, sti processi che si muovono. Mi stanno incasinando di brutto. Ok, preso. Preso di nuovo. Miseria, James. No, non ricaricare adesso. Aia. Tutto un momento per ricaricare, lo sapevo. Vai di roba in vena. Vai di doppia roba in vena. Non era quello che volevo fare, mob. Ok, posso ricaricare in corsa. Perfetto, credo che si trovi da quella parte. Dove sei, ragazzo? Porca miseria. Sti cazzarola di prosciutti. Eccolo giù. Ho visto. Aspetta. Dove stai? Merda, mancato. Fermo. Fermo lì. Ho preso. Aspetta. Ti muovere in sto modo che mi innervosisci. Preso. Ragazzo, mi dispiace. Fine della corsa. Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Ah, oh, ma tu è morto male però, eh. Un po' di sensi di colpa, ti sa. Sì, un po' di sensi di colpa mi sono saliti, lo ammetto. Wow, che inquadratura cruda, onestamente. Porca miseria. Mi dispiace per te. Mi dispiace per te, non sei riuscito ad andare oltre i tuoi stessi demoni interiori. Come all'inizio, James che si guarda le mani. È cominciato proprio così il gioco. James, davvero, non avevi altra possibilità? A sto punto lo definirei legittima difesa? Spero che non dovremmo fare anche la stessa cosa con Angela. Anche se non sembrava altrettanto mentalmente stabile. Ok, quanti colpi mi restano? Pochi, ottimo. Direi che è giunto il momento di andarcene da questo maledettissimo posto. Ok. Pazzo bastardo, porco canaglia. O se mi ha fatto tribolare. Sì, sì, la luce del sole. James, che succede? Perché barcolli? Siamo a posto, ti ho curato, ma sei scemo. E ora è a posto, ora non barcolla più. Vabbè, James, ti si vuol bene comunque. Allora, volevo solo dare un'occhiata in giro. Siamo al porto? Sì, siamo in una zona portuale, sento il rumore dell'acqua. Ok, grazie gioco. Ah no, non erano munizioni, erano mattoni. Un'altra fotografia con scritto gita. Bello, cioè mi siete divertiti un sacco. Il panorama era meraviglioso, immagino. E niente, ho controllato tutto. Purtroppo per me non c'era molto altro. Non mi dire che c'è una piccola, tenera, docile barchetta ad attenderci per raggiungere la prossima location. Quindi ce ne stiamo andando dalla città di Silent Hill? Direi anche meglio così. Oh mio Dio. Beh, ormai siamo addirittura d'arrivo, eh. Penso che nei prossimi 2-3 episodi al massimo le avventure di James dovrebbero giungere al termine. Speriamo un termine buono, perché ci sono diversi finali di questo gioco e dipendono molto da come ci siamo comportati durante la partita. È un po' subdolo, effettivamente, il sistema che decide la tipologia di finale che ti capiterà. Ma con quale inquadratura non me lo dici? Premi W per remare in avanti. Ah, dobbiamo andare verso la luce? Ok. Beh, non ho mai usato il remo doppio in vita mia. Ho pagaiato con la canoa? È la canoa quella che ci stai dentro, che ti infili da sopra? Non è la canoa quella. È stato divertente, cioè ho avuto acido lattico sulle braccia per i 3 giorni successivi, che ero tipo paraplegico, non riuscivo più a muovere le braccia dal dolore. Però è stato interessante. Avevo una paura cagna di scappotarmi sotto sopra. Però è stato divertente, era tipo un laghetto artificiale. Gioco, c'è un valido motivo per cui non mi trasporti direttamente alla prossima location? E per farmi far salire l'ansia? Ci stai riuscendo. Oh, la luce si è spenta. Ok, la luce si è spostata. La luce non si dovrebbe spostare, piccolo dettaglio. James, ok, che cambia un pochettino la rotta, ma... James, da via di mezzo, porco canaglia! Immaginate se improvvisamente la superficie del lago si fosse riempita di cadaveri che galleggiavano. Quello sì che sarebbe stato inquietante. Gesù, grazie gioco! 2 minuti a pagaiare in mezzo alla nebbia. Ah, queste emozioni forti! No, è meglio così, vi giuro. Sto gioco è stato un roller coaster di porchi, jumpscare e momenti imbarazzanti in cui il telone colto dal panico non riesce a mirare neanche una vecchietta ferma su una sedia a rotelle e a colpirla. Ma lasciamo stare che è meglio. Dove siamo arrivati di bello? Un attracco tranquillo. Ragazzi, almeno se c'è la luce e non finiamo in qualche altro mondo dell'ombra, dell'incubo, dell'oscurità, chiamatelo come cazzo volete, in qualche other world, siamo virtualmente a posto. No, davvero, dopo tutta l'oscurità che ci siamo assorbiti in tutti questi ultimi episodi, è fino un piacere poter rivedere, non dico la luce del sole, ma diciamo un po' più di luce naturale. Ovviamente, se qualcuno se lo stesse domandando, non c'è nessuno. Ok, qui probabilmente noleggiavano le barchette e potevi anche prendere il sole. Vediamo un po' se magari la visibilità migliora qua sopra. Buon salve!
Mi sono completamente smarrito. Io un gelato lo vorrei. Anche se fa freddo, ammetto, un gelatino adesso lo mangerei volentieri. Non c'è nulla per noi. Un libro aperto e un paio di occhiali. Strano, ma nulla di troppo inusuale. Allora, scusate se la nebbia si diradasse. Non sarebbe male, non riesco ad apprezzare l'ambiente circostante. Dove cazzo la siamo? Ma hai la mappa del posto? James dice no. Bellissimo posto, non dico nulla. Incomodato d'uso, ti danno anche i proiettili per pistola. Cosa vuoi di più della vita? Buon salve. Posso spiare la statua di un pesce? Ok, con una lampadina in bocca. Non dico niente. È il pesce dello zio Fester, molto probabilmente. Della famiglia Adams, per chi non capisse la cheat. Ok, siamo a un hotel. Un hotel un po' abbandonato, peraltro, Non è male. Bel posticino. Il Lakeview Hotel. Ah, è la vista sul lago? Bentornato. Grazie, lo so, sono passati 22 anni. Porti pazienza. Oh, wow. Ok, una cartina del posto. Vai. Perfetto, terzo piano. Ti aspetto. Mary, stanza 312. Ok, tesoro, sto arrivando. Quindi è qui che alloggiava James assieme alla moglie prima della sua prematura di partita. Probabilmente. No, niente all'interno dei gabinetti. Ma è un complotto internazionale, ci deve essere sempre qualcosa all'interno dei gabinetti, gioco. Mappa del bar Lacrime di Venere. Ok. Bellissimo nome, wow. Bello proprio sto posto. Valigie. Sento della musica. Dicevo, le valigie degli ospiti sono state lasciate qua. Un salve. C'è per caso la mia moglie morta che sta suonando il pianoforte? Moglie morta? Yuhu. Porca trota che salto. Did I scare you? Ragazzina DM, che ci fai qua? Come sei arrivata? You did. I guess I deserved it, huh? The fart face that I am. Maybe. Then again, maybe you're not so bad. Just annoying. Da che pulpito? So. You got any other things planned? I think I saw a dark room back there you could lock me up in. No. I think you've had enough. Oh, grazie, molto gentile. Well. That's reassuring. Besides, I need your help finding Mary. She's here. Isn't she? Come on, tell me. È deceduta 3 anni fa, ragazzina. I wish I knew. But she said it in her letter. Wait. So there really is a letter? Oh. Yeah. Wanna read it? Magari, se non mi prendi per il culo di nuovo. Just don't tell Rachel, okay? E adesso chi è Rachel? Who's Rachel? She's our nurse. I took it from her locker. My dearest Laura. I'm leaving this letter with Rachel to give to you after I'm gone. I'm far away now. In a quiet, beautiful place. Please forgive me for not saying goodbye before I left. Be well, Laura. Don't be too hard on the sisters. And Laura, about James. I know you hate him because you think he isn't nice to me, but please give him a chance. It's true, he can be a little surly sometimes, and he doesn't laugh much. But underneath, he's a really sweet person. I love you, Laura. I love you like my very own daughter. I wish things were different. I wish we could be happy together, like we talked about. Aspetta, la voleva adottare? Even so, I know you will have a good life. You're a strong, smart, beautiful girl. Porrompi palle, ma vabbè. Happy 8th birthday, Laura. Your friend, Mary. Non è che m'abbia chiarito più di tanto, onestamente, Laura. How old are you? I turned 8 last week. Aspetta, come? Non è possibile. Mia moglie è morta 3 anni fa. Mary couldn't have died 3 years ago. Cosa, ha finto la propria morte? Non ha senso. Perché avrebbe dovuto farlo? She really be here? James, ti rendi conto di quello che abbiamo appena visto?
quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. She also talked a lot about you, you know? She even... Dai, continua la frase. What? What is it? Well, it kind of was his other letter. I think the one was for you. The envelope had your name on it. E non mi dire che ce l'hai proprio tu! Did you read it? I wanted to. This one time, I almost did. Figured you didn't deserve to have it. Eh certo, eh. But then I thought, Mary wouldn't want me to keep it from you. So I just sort of kept it for you. Certo. Ok, forse riusciamo a scoprire qualche altra verità, James, non sarebbe male? Beh. Dai, James, che c'ho la tensione... Senti. Come vuota. Laura, there's nothing in it. What? But I didn't take it. I swear. Well, where is it then? I must have lost it. Oh, perfetto. I gotta find it. Spezzo le gambine, torna qui. Oddio, è ripartita all'avventura. Nah, finiamo più però, eh. Ah, dannazione di ste ragazzine. Com'è arrivata fin qua, peraltro? Non penso abbia appagaiato. Buon salve. No, James, non suonare. Ah, ok, sta suonando qualcosa effettivamente. Ma sarà qualche canzone dei giochi precedenti. Una nota alla volta. Ok, facciamo attenzione. Che spavento, dicevo. Facciamo comunque attenzione. Ok, la ragazzina disegna decisamente dovunque. Perché ora che non c'è più la ragazzina, gioco potrebbe decidere di spawnare un po' di mostri brutti e cattivi. Intermezzo di Johannes Brahms. Sono contento per lui. Laura. Dove è andata? Dove sei andata, ragazzina? È andata in quella direzione? Aspetta che intanto continuo a controllare. Serve una chiave per aprire questa music box. Non saprei neanche come altro definirla allo stato attuale. Posso andare alla reception? Vediamo un po'. Information room. Aha! Ottimo, ottimo, ottimo. E ho trovato la chiave della music box. Però c'è scritto anche 312. Sono un pochettino confuso. Abbastanza bizzarro, in effetti. Abbiamo anche una lettera. Signor James Sunderland. Beh, sono io. Riguardo alla cassetta dimenticata in camera dopo il suo ultimo soggiorno, ho il piacere di informarla che abbiamo recuperato l'oggetto e lo abbiamo spostato nella sezione dei dipendenti al primo piano. La cassetta è custodita nella cassaforte dell'hotel e le sarà restituita al più presto. Yay! E dall'altra parte, nacciola di niente. E la cassetta di cui ci ha parlato Mary... scusate, Maria? Anche se sembrava che stesse facendo le veci di nostra moglie in qualche modo, come se ne fosse posseduta. Chiave ornamentale. Ah, erano due chiavi attaccate! Ok... E... ho la vaga impressione che ci manchino... Cosa sono? Delle statuine? Non saprei come altro definirle, in effetti. Altrimenti non possiamo fare molto allo stato attuale. Ok, le dovremo trovare da qualche parte. Quindi ora io posso visitare tutto l'hotel. È completamente a mia disposizione per la mia grandissima gioia, sperando che non ci sia anche una versione dell'incubo. Oh, porca la miseria. Sembrava troppo bello per essere vero, porca miseria. Speravo di avere 5 secondi di... di pace. Di qua ho trovato il baretto. Guarda, guarda. Ci sono anche le bibitozze incomodato d'uso. Che cosa buona e tanto giusta. Qui abbiamo trovato la chiave della stanza 102. Ok, io continuo a esplorare questa zona che... Se siamo fortunati, magari proviamo un po' di scorte. Finché la radio non si attiva, io sono un ometto pop una cifra felice. A parte che... possiamo anche controllare meglio la mappina. Ammetto che il mondo del labirinto mi ha fatto veramente incazzare male, per il semplice fatto che la mappa la creavi tu di volta in volta. Ricordi quello strano libro che hai trovato prima? Un uomo piuttosto bizzarro è venuto qualche ora fa e ha detto che era suo. Sinceramente non mi andava di litigare. Volevo levarmelo dai piedi il prima possibile, quindi gliel'ho dato. Non so come facessi a sapere che era qui. Credo che non abbia nemmeno mai alloggiato in questo posto. Me lo sarei ricordato. E da quest'altra parte, oh mio Dio, cos'è successo? Non riesco a togliermelo dalla testa. Scarafaggi, tre cerchi, i triangoli che sembrano il peso di una bilancia. E non lo so più. Allora, di là è inutile tornare indietro. Altre munizioni. Come siamo messi? Un po' meglio, ma devo cercare di scintillinare i proiettili. Ok, siamo di nuovo all'ingresso, come potete vedere. Tecnicamente si può scendere anche all'interrato. Vediamo un po', buon salvino. Ah, c'è il baretto? Oh mio Dio.
No, non mi mettete le location scure. James, te non provi neanche a toccare gli interruttori della luce? Io una prova la farei. No, il barretto è chiuso. E da quest'altra... Ma che brutta zona, ragazzi. Ma che bruttissima... Ah! Scusate, no, in realtà mi sono spaventato perché... Perché la porta si è aperta, voglio essere onesto. Ho trovato un'altra nota. Avviso al personale, accertatevi di pulire il camino nella sala riunioni. Ok. Probabilmente c'è un indizio. Qualcosa di utile. E il resto delle porte, invece, non si apre. Sembra come una zona leggermente abbandonata. Ok, ci torneremo in un lontano futuro. Buona gente, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Come dicevo, due, massimo tre puntate e le disavventure di James giungeranno al termine. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti per colpa vostra schiatta di nuovo Maria, proprio scientificamente dimostrato. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!